Costanza Conti, responsabile del progetto di restauro che oggi svela questi affreschi inaspettati al chiostro di Sant'Antonino. Allora, mentre procedevamo al restauro del chiostro, su indicazione di Gaspare Palermo del 1800 scriveva che avremmo trovato sotto gli intonaci la posa della prima pietra, uno degli affreschi. Ci credevamo poco, nel restauro non siamo sempre così fortunati, invece abbiamo trovato la posa della prima pietra, abbiamo trovato tre affreschi precedenti, sempre nascosti sotto gli intonaci, di grandissimo rilievo storico e artistico. Gli autori non li conosciamo, ma nella chiesa accanto, la chiesa di Sant'Antonio da Padova, hanno lavorato Pietro Novelli e Borremans, quindi magari non saranno stati gli stessi, ma sicuramente su bozzetti dell'ordine dei riformati di San Francesco, a cui apparteneva la chiesa. Nel 1866 questo convento viene separato dalla chiesa, vengono soppressi gli ordini religiosi e dato ai militari. Questo fa sì che viene intonacato per 150 anni e non sapevamo che ci sarebbero stati questi meravigliosi quattro affreschi. Qui vediamo dei particolari, questo proprio è uno dei più belli perché rappresenta nell'estasi di San Francesco a cui il convento si ispirava il castello di Chiusi e rappresenta il momento in cui San Francesco, che forse vediamo... lo vediamo poi più avanti, nel momento in cui riceve le stimmate, quindi il momento più importante. Alla sinistra invece vedremo il presepe di greccio. San Francesco è stato il primo a rappresentare il presepe, da lì la tradizione del presepe, quindi ha rappresentato la natività. Ci accoglie invece Pace in questa casa, la scritta sul cartiglio delle finte illustrazioni, delle finte architetture che incorniciano gli affreschi, è il primo degli affreschi che è la regola di San Francesco, dove c'è addirittura il Papa Pio X, San Bernardino da Siena. Io mi giro mentre lei prende perché proprio ce l'abbiamo lì nel fondo ed è bellissimo vedere questa prospettiva. E poi il Papa sulla sinistra con la tiara posata sul cuscino. C'è uno dei personaggi che guarda verso la scena, forse il committente, non abbiamo mai scoperto. Il più tardo di questi affreschi è la posa della prima pietra. Rappresenta il momento del 1630, ben raccontato dagli storici del periodo, in cui viene edificato questo edificio in soli 5 anni, che aveva questo cortile grandissimo al cui centro stava una fonte e che ora ci abbiamo cominciato a recuperare.